che ho ospitato per la prima volta, aveva 9 anni, avevo la trasmissione a Rock FM e lui si è presentato con suo padre, questo bambinetto che suonava l'armonica, e me lo ritrovo adesso qui sul palco del blu. È bello, ecco, i motivi per cui sono contento di ricevere questa targa, potremmo definire la carriera, Gino, alla carriera. Sì, perché c'è anche un'altra cosa, che lui quest'anno fa i 40 anni di carriera e non è poco, direi, no? Quindi questa cosa capita a fagiolo, quindi siamo contenti come Italian Blues Leader di consegnargli questa targa. Grazie. Ripeto, sono molto felice, onorato. La cosa più bella in questi anni è essere riuscito, non soltanto io, a diffondere la cultura blues, che è fatta di solidarietà, è fatta di amicizia, è fatta di coinvolgimento. È bello vedere tanti giovani che iniziano il cammino, il lungo cammino sulla strada del blues, e ci sono quegli altri che bloccano Milano per il One Direction. Sono cose belle anche queste, pensare che c'è ancora uno zoccolo duro, non di vecchi babbioni come me, ma di giovani che porteranno avanti il discorso del blues, e questa è la cosa più bella. Grazie, vi voglio bene, ti voglio bene. Grazie a Bloom. Sì, però non te ne va mica così, cioè non puoi andartene via così. Soldi non ne do più. No, ma quando mai le hai dati, brutto bastardo, non ne hai dato niente. Comunque, non te ne vai via così, cioè devi pagare qualcosa. I primi musicisti di Boom in Blues li ho pagati io in tasca mia. Mi devi ancora dare qualche soldo. No, rivolgiti a Stefano, io non voglio sapere. Scherzi a parte, io volevo ringraziare tutti voi. Me ne vado via con questa targa felice, volevo dedicare soprattutto ai giovani, non che gli altri non mi siano simpatici, però veramente mi sono commosso pensare a un chitarrista di 17, 18, 20 anni che decide di fare dei brani di blues del Mississippi Delta. Poteva essere più sfortunato a sapere tutto di Emma Marrone, invece sa tutto di Robert Johnson o di Elmo James. Questo è l'insegnamento del blues. Quindi bando alle ciance, vi ringrazio Frank, ringrazio Stefano Villa, e voglio dedicarvi questo omaggio, che vabbè, magari qualcuno dice vabbè, ma come omaggio, sono il solito pezzo, ormai 20 anni, sei socialista, sei come i socialisti, una mano dai con l'altra torre, allora, vada via e ciao. Quindi ripeto, è bello, andate avanti così, e ricordatevi che il blues è forse la musica più bella che ci sia. Dopo il rhythm and blues c'è subito il blues. Mezzago, stazione del mezzago. Thank you.
Grazie, grazie a voi, grazie ai giovani musicisti, continuate così. Non sarete mai soli, il Puma camminerà al vostro fianco. Grazie.